18 agosto 1943. Nasce Gianni Rivera. Talento calcistico allo stato puro. Questa è la definizione della giuria internazionale che nel 1969 gli assegna il Pallone d'Oro. È il primo italiano a vincere il trofeo. Seguiranno a distanza di decenni Paolo Rossi, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. Uomo simbolo della squadra rossonera è Gianni Rivera. Gioca al centrocampo per 19 stagioni, dal 1960 alla soglia degli anni 80. Con lui il Milan vince 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, 2 Coppe UEFA, 4 Coppe Italia. È anche capocannoniere nella stagione 1972-73 con 17 reti. Ormai soprannominato Golden Boy, ragazzo d'oro, è una certezza anche per la nazionale italiana. 60 presenze, 14 gol, titolo europeo, secondo posto ai mondiali, Messico 70. La stampa specializzata lo insegue a ogni passo e la penna straordinaria di Gianni Brera prova a scoprirne il segreto. Campioni si diventa con l'aiuto della mamma, che ti mette al mondo con i mezzi fisici giusti e con l'applicazione costante. Giovannino si è molto applicato, ma agisce con tanta eleganza che l'arte di Eupalla sembra nata con lui. È il segreto dei campioni spontanei.